Questo è il quarto incontro di questo corso introduttivo alla catechesi del Buon Pastore. Abbiamo introdotto tanti temi importanti della catechesi e ricominciamo con due domande che sono state poste. Erano state poste anche delle questioni più specifiche, però queste due domande sono molto generali e quindi ci possono interessare un po' a tutti quanti. La prima è sul rapporto tra la catechesi del Buon Pastore e la disabilità, la presenza di bambini con disabilità. Disabilità intendiamo sia disabilità più serie che più leggere. Un po' dappertutto nel mondo della scuola si segnala un crescere di tutti quelli che sono i disturbi dell'attenzione o disturbi dello spettro autistico in generale, quindi sia lievi che gravi. E quindi anche nella catechesi effettivamente ci si trova abbastanza spesso a contatto con queste esigenze particolari. La seconda domanda riguarda invece il rapporto fra la catechesi del Buon Pastore e le famiglie, se c'è un coinvolgimento delle famiglie, se sì, in che modo in questa catechesi. Allora lascio la parola. Piacere a Francesca Gocchini. Benissimo, grazie e buonasera a tutti. Rispondo subito a queste due domande, anche se in una, per quella delle disabilità, ci tornerò poi anche nel corso di questo stesso incontro. Io personalmente, nel mio lavoro di catechista, ho avuto varie volte bambini down. E con i bambini down non ho mai avuto difficoltà. È vero che sono di solito bambini che possono avere una capacità intellettiva un po' differente riguardo alla loro età, inferiore a quello che si potrebbe ritenere per la loro età, ma di solito sono bambini molto attenti, molto desiderosi di accogliere e di essere accolti. Io ripeto, con i bambini down mi sono sempre trovata molto bene. Però voglio dire anche un'altra cosa che ho notato nel lavorare con bambini con diverse difficoltà. È molto importante che l'ambiente e che gli altri bambini siano aiutati ad accogliere questi particolari bambini. E quindi ecco, non è soltanto quando in un gruppo c'è un bambino con difficoltà, occorre che l'ambiente esterno, l'ambiente materiale, ma anche l'ambiente umano intorno sia preparato. E anche qui devo dire che quanto più i bambini sono piccoli, tanto più è facile questo adattamento. Bambini autistici, so che è una presenza che sta diventando particolarmente diffusa in vari ambienti. Allora, la nostra catechesi prevede nelle 2 ore normali di incontro settimanale il momento della presentazione del tema, dell'annuncio. Il momento, diciamo, in cui il catechista è parte attiva perché parla, ecco, è un momento molto ridotto. È un momento è un tempo che può durare con bambini più piccoli, 10 minuti, può arrivare a 20 minuti massimo. Con i più grandi, verso i 8, 9, 10 anni, a volte si fanno delle presentazioni, meditazioni nelle quali si partecipa di più e quindi ci può anche essere qualche volta un incontro che dura mezz'ora, ma è molto raro. Tutto il resto del tempo è il lavoro personale o lavoro in un gruppo dei bambini, si possono mettere insieme 2 o 3 bambini per fare qualche lavoro.
E tutto questo facilita enormemente il rapporto e la presenza di questi particolari bambini come sono i bambini autistici. E di solito la difficoltà maggiore che hanno è quella di rimanere attenti, concentrati ad ascoltare. La difficoltà a volte è proprio, per esempio, nella partecipazione alla liturgia. Ecco, ma dal momento che questa attenzione richiesta è per poco tempo, io so che io non ho mai lavorato, non mi sono mai trovata a lavorare con questo tipo di bambini, però so che in tanti gruppi ci sono e il lavoro va molto bene. Cioè, una volta che sistemato il lavoro, sì, sono in grado di concentrarsi, di impegnarsi nel lavoro. Dipende poi certamente sempre dal livello di difficoltà che hanno. Questa catechesi funziona molto bene con bambini ciechi. Ripeto, sono esperienze che io personalmente non ho fatto, ma so che in alcune parti ci sono proprio dei centri dove la catechesi è rivolta soltanto a bambini ciechi o bambini sordi o bambini con altri tipi di handicap, per esempio bambini fortemente con un movimento molto intenso, con difficoltà a controllare il proprio movimento. Ecco, qui è chiaro che tutta la pedagogia Montessori e tutta la preparazione che facciamo anche nei confronti dell'ambiente, degli oggetti che ci sono, di come rapportarsi con gli altri bambini nei riguardi di tutto il materiale, sono tutti esercizi che aiutano anche questo tipo di difficoltà. Quindi, ecco, poi ripeto, leggerò alcune esperienze con bambini particolarmente difficili. Tema del rapporto con la famiglia. Il tema del rapporto con la famiglia ovviamente è essenziale, cioè questi bambini hanno tutti più o meno una famiglia, diversamente collocabile, ma insomma sono bambini che hanno famiglia, a volte hanno anche più di una famiglia. Quando i genitori o qualcuno della famiglia viene per introdurre il bambino in questa catechesi, abbiamo un lungo colloquio con i genitori e dobbiamo parlare loro di molte cose. Soprattutto presentiamo ovviamente come il nostro metodo l'impegno che chiediamo, il sostegno che chiediamo per i loro bambini e come lavoriamo in genere, di solito ecco, ai genitori facciamo anche vedere una nostra presentazione, come annunciamo, come facciamo certi annunci, ma soprattutto li aiutiamo a rispettare il bambino. Rispettarlo, ripeto, noi iniziamo sempre con bambini piccoli, quindi so che la maggior parte di voi è interessata ai bambini più di un'età già di 8-9 anni, però anche in questo caso il discorso sarebbe lo stesso, ma tanto più con i bambini piccoli. Noi diciamo sempre ai genitori, mi raccomando, quando li rivenite a prendere, non chiedete loro che cosa hai fatto. Ecco, aspettate che siano i bambini a raccontare, che siano i bambini a dire se vogliono qualche cosa, ma non incalziamoli con il nostro desiderio anche di condividere con loro. Le
Nella catechesi il bambino fa delle esperienze, l'ho detto tante volte ormai, l'avrete sentito, fa esperienze di relazione con Dio. E queste esperienze, ci torneremo proprio stasera, queste esperienze sono assolutamente personali. I bambini possono comunicarle, ma non dobbiamo essere noi a chiedere questa comunicazione. Quindi, ecco, aiutiamo i genitori a saper attendere il momento in cui il bambino vuole raccontare, vuole esprimere, vuole comunicare. Poi un punto molto importante, ma su questo avrò bisogno di fermarmi di più, è tutto il tema della preghiera. Il tema della preghiera è un tema molto delicato, ovviamente. La preghiera per ciascuno di noi è proprio il rapporto più personale possibile con Dio. E quindi il tema della preghiera va molto curato e va curato in famiglia, perché di solito è in famiglia dove i bambini dovrebbero iniziare un'esperienza di comunicazione con Dio, con Gesù. E allora lì noi aiutiamo proprio i genitori, parliamo loro a lungo del mistero della preghiera e di come possono aiutare i bambini in questo ambito. Però, siccome ci dovremo tornare, non lo anticipo, però è un tema sul quale noi subito di cui subito parliamo con i bambini, con i genitori, perché, ripeto, ecco, magari i genitori, una famiglia, la prima cosa che si fa con i bambini è insegnare le preghiere. Ecco, allora su questo interveniamo abbastanza nel comprendere questo tema. Poi c'è, quindi i genitori sono introdotti nella catechesi e conoscono, non di settimana in settimana, ma più o meno conoscono gli argomenti che trattiamo con i bambini. Di solito li invitiamo anche a leggere quei libri che vi ho indicato, la Cavalletti, in modo che possano sapere cosa fanno i loro bambini nei nostri centri. Un momento molto particolare di contatto più ravvicinato con i genitori è nel momento in cui i bambini chiedono o pensiamo che possano chiedere per la prima comunione, perché allora anche lì noi abbiamo colloqui importanti con le famiglie e prima di tutto invitarli ancora una volta a non intervenire in modo diretto sulle scelte del bambino. Vi ho detto che la prima comunione il bambino lo sceglie lui quando farla. Però noi avvertiamo i genitori che ci sarà una messa dove si chiederà ai bambini che ancora non hanno fatto la prima comunione se vogliono cominciare a pensarci, e quindi avvisiamo i genitori che probabilmente il bambino può tornare a casa e dire: ho sentito questo annuncio, io penso, vorrei farla. E allora lì aiutiamo molto i genitori a condividere questo desiderio, aiutare i bambini a comprenderne i motivi in modo molto semplice, in modo molto chiaro. Ma per esempio, se c'è un bambino che riteniamo che forse avrebbe bisogno di ancora un po' di tempo per crescere nella sua relazione con il Signore, quindi forse è bene che aspetti un po', ecco, lo diciamo ai genitori in modo, intanto per sentire anche loro che cosa pensano. I genitori conoscono il bambino 24 ore su 24, per dire, quindi hanno una conoscenza maggiore e possono dirci meglio. Di solito la preoccupazione dei genitori è che, siccome i bambini chiedono questo piuttosto piccoli,
Allora ci sono i genitori che dicono: ma non è possibile perché quando va a messa poi non sta attento per niente, si muove, si distrae. E allora lì può darsi che sia anche perché è un po' prematuro questa scelta, ma a volte è perché la messa non è facile da parteciparvi tutto il tempo. A volte sono messe che per un bambino sono un po' faticose, tutto il tempo dell'omelia, un tempo in cui non si sentono partecipi, non possono partecipare. Allora lì aiutiamo anche i genitori a dire: ma forse potrebbe cercare una messa in un orario un pochino più facile, cerchi una messa dove c'è un contesto più proprio per i bambini. Cioè, aiutiamo, insomma, i genitori a cogliere le difficoltà che possono sorgere e anche qui a entrare nella stessa onda di meditazione che fanno i bambini. E quindi, siccome per la prima comunione facciamo anche 5 incontri particolari con i bambini per la prima comunione, su aspetti specifici, centrati soprattutto sulla parabola della vera vite, in contemporanea, mentre noi facciamo questo incontro in più con i bambini, facciamo un incontro con i genitori e ai genitori proponiamo lo stesso iter. E quindi anche ai genitori facciamo in fondo una catechesi per adulti, ma è quella per i bambini perché non c'è differenza, sull'Eucaristia, sulla messa, sulla confessione, sul battesimo, perché c'è il rinnovo delle promesse del battesimo. Quindi facciamo entrare le famiglie proprio nel percorso più diretto, sacramentale, che facciamo con i bambini. Quindi, ecco, ci preoccupiamo delle famiglie, ecco, ci preoccupiamo, sia per aiutarli nel loro atteggiamento generale nei confronti dei bambini, sia nella loro propria formazione, perché sappiamo che anche i genitori spesso hanno proprio bisogno di una formazione, quindi siccome quella che diamo ai bambini, quella che con cui lavoriamo con i bambini è una formazione, diciamo, fondamentale e quindi è valida per i bambini e quegli annunci sono validi per i genitori. Non per niente, fra i nostri catechisti molti, molti sono proprio genitori. Sono genitori che hanno cominciato a mandare i bambini nei nostri centri, si sono stupiti, interessati, interrogati sulle reazioni dei bambini e quindi hanno cominciato a chiedere maggiormente informazioni e, ripeto, molto spesso hanno deciso di fare il corso per formarsi come catechisti. O anche a volte proprio solo per poter conoscere più da vicino quello che come lavoriamo con i bambini. Allora, questo è un po' quello che posso dire per ora. E avevamo lasciato la volta scorsa il discorso sulla formazione del catechista. Avevamo letto quel numero 6 della Catechesi Tradendae. Il catechista non cercherà di fermare su se stesso, sulle sue opinioni e attitudini personali, l'attenzione e l'adesione dell'intelligenza e del cuore di colui che sta catechizzando. Soprattutto non cercherà di inculcare le sue opinioni e opzioni personali, come se queste esprimessero la dottrina e le lezioni di vita di Gesù Cristo. Ogni catechista dovrebbe poter applicare a se stesso la misteriosa parola di Gesù: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Ed è questo quello che fa San Paolo: ho ricevuto quello che a mia volta vi ho trasmesso. Allora, partirei da queste indicazioni molto autorevoli, vedevamo la volta scorsa che Papa Francesco le ha riprese, sono veramente fondamentali, per
Per ritornare prima di tutto sul fatto che, già l'ho detto abbastanza, il catechista non è maestro. Non è maestro. Il catechista è in ascolto dell'unico maestro insieme con i bambini. Non facciamo catechesi ai bambini, ma ci mettiamo con i bambini a ascoltare l'eco dell'insegnamento, dell'annuncio che fa l'unico maestro. Perché questo possa avvenire, il catechista deve essere estremamente oggettivo. La catechesi deve essere estremamente oggettiva. Che cosa voglio dire con questo termine? Che cosa intendiamo dire con questo termine? Oggettiva significa che il catechista non deve parlare di sé. Non annuncia se stesso. I bambini che partecipano all'incontro di catechesi certamente sono in ascolto nel momento in cui il catechista fa l'annuncio. Lo ricevono dal catechista e lo ricevono insieme al catechista. Ma in quell'annuncio trovano soltanto l'eco, ovvero trovano soltanto il messaggio di Gesù. E questo non è qualcosa che abbiamo deciso noi di fare così. Questo è quello che la primissima evangelizzazione ha sempre fatto. Noi non sappiamo nulla dei primi annunciatori del Vangelo. Noi non conosciamo nulla di Matteo, di Marco, di Luca, di Giovanni, ma non solo di loro, anche di tutti gli autori biblici. Sono tutti anonimi. Non hanno parlato di se stessi. Noi non dobbiamo parlare di noi, nemmeno della nostra fede. Non è quella che dobbiamo trasmettere. La fede, è il frutto dell'ascolto che il bambino fa di quell'annuncio. Noi facilitiamo, noi siamo mediatori, noi serviamo. L'altra volta mi pare che dicevo quell'espressione, siamo servi inutili, abbiamo un servizio da compiere, ma in questo servizio la nostra persona deve sparire e sparisce. Molta facilità. Noi non annunciamo e non proponiamo le nostre esperienze di fede. Certamente siamo persone di fede perché manifestiamo questa fede intanto anche attraverso dei semplicissimi atteggiamenti, dei semplicissimi gesti, il modo come prendiamo in mano la Bibbia, il modo come leggiamo la parola di Dio, il modo come parliamo delle cose di Dio. È tutto un modo che manifesta per forza la venerazione, la fede, la profondità di un rapporto, ma non è quello che noi, di cui noi facciamo oggetto della nostra catechesi. La catechesi è il mezzo attraverso il quale noi facilitiamo la relazione con Dio, una relazione che prescinde totalmente dalla relazione che i bambini possono avere con noi. E questo può sembrare strano, ma è qualcosa per noi molto, molto importante e direi molto gratificante. E voglio raccontare un episodio che successe nel 2014, quando, 2004, quando abbiamo voluto celebrare i 60 anni della catechesi del Buon Pastore. Abbiamo celebrato in una giornata intera, mi pare che qualcosa ho già detto, e c'è stato un momento, un lungo momento, in cui sono intervenuti tanti
tante persone che erano state bambini, nei primi anni, addirittura i primissimi bambini. Il primo gruppo era presente abbastanza, il primo gruppo che Sofia aveva avuto. E ognuno raccontava qualcosa. C'era Sofia seduta e a un tavolo, tutto il gruppo, e a un certo momento si è alzato un certo Claudio e ha cominciato a raccontare. Erano i primi anni, il materiale era molto poco, non c'erano tante cose, però lui ricordava il plastico di Gerusalemme, poi ricordava quando si accendevano le candele, poi insomma, e continuava a dire: mi ricordo questo, mi ricordo quest'altro. A un certo momento si è fermato e un po' dispiaciuto, si è rivolto a Sofia, che era seduta accanto a lui, e gli ha detto: Sofia, scusami, ma sto ricordando tante cose dell'atrio, ma non mi ricordo di te e di Gianna. Questo Claudio, per 5 anni di catechesi, perché a quel tempo gli unici catechisti erano Sofia e Gianna, quindi per 5 anni di catechesi aveva avuto come catechiste soltanto Sofia e Gianna. E non ricordava quel mobile, quel materiale, quel momento, tante cose ha ricordato. E poi così di punto in bianco si ferma e dice: ma non mi ricordo di te e di Gianna. Sofia si è alzata, l'ha abbracciato e gli ha detto: Claudio, non potevi farmi un regalo più grande. Ecco, non potevi farmi un regalo più grande. La catechesi è oggettiva. Oggettiva vuol dire che l'annuncio è un annuncio essenziale. È un annuncio che non ha bisogno di aggiunte. È essenziale così come viene fatto. E su questo c'è un momento che leggiamo nel Nuovo Testamento che a me pare molto interessante e illuminatore di questo che sto dicendo. Paolo, l'Areopago di Atene, cerca di fare un annuncio che ritiene adatto a quell'ambiente, un ambiente colto, un ambiente di filosofi, e inizia il suo discorso, se vi ricordate, addirittura citando i versi di un poeta. Ho trovato, girando per la vostra città, tanti templi, c'è un tempio a un Dio ignoto, io ve lo vengo ad annunciare, e poi cita addirittura i versi di un poeta greco. Si sono convertiti due, Damaride e Apollo, ma una catechesi, un annuncio piuttosto di insuccessi. Paolo ha lasciato Atene profondamente deluso, si aspettava un risultato maggiore. E da Atene è andato a Corinto. E a Corinto ricorda, quando scrive la lettera ai Corinzi, ricorda che cosa, come si era avvicinato alla comunità di Corinto. Anche la comunità di Corinto era una comunità piena di presenze importanti, una città importante, un porto, una città dove le aspettative potevano essere le più diverse. Eppure Paolo, quando ricorda alla Chiesa di Corinto come aveva svolto la sua prima predicazione, che cosa dice? Io venni in mezzo a voi non volendo sapere altro se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Aveva capito che non era proprio la strada quella di cercare di presentare il messaggio adattandolo culturalmente, adattandolo con ecco, quell'aggiunta delle poesie, ecco, quelle aggiunte. Il kerygma è essenziale
Paolo ha capito che poteva essere solo così. Io non ho saputo, non ho voluto sapere altro fra di voi se non Gesù Cristo e questo crocifisso. E poi che cosa ha aggiunto? Che cosa altro ha annunciato? Io ho trasmesso quello che a mia volta ho ricevuto, l'Eucaristia e l'annuncio pasquale. Una catechesi essenziale. Perché, se, perché è necessaria questa essenzialità? Essenzialità vuol dire proprio ciò che sta al fondo, ciò che regge poi tutto, ciò che è proprio il punto centrale della nostra fede. Perché l'essenziale permette lo sviluppo. Dall'essenziale si può andare avanti, si può crescere. Vi ho già detto, mi pare, una volta, adesso non ricordo più se alcune cose le ho già dette oppure no, perché parlo spesso della nostra catechesi e quindi non so mai bene, non ricordo mai bene se l'ho detto qui o l'ho detto da un'altra parte, però forse l'ho già detto qui. Una volta è stato detto che la catechesi del Buon Pastore è una catechesi che sì, è l'ABC, è l'ABC. ABC come per dire sì, voi ai bambini trasmettete proprio le prime lettere dell'alfabeto. Ecco, l'ABC è. Sono le prime lettere, ma attraverso queste prime lettere si costruiscono frasi, attraverso queste lettere dell'alfabeto si costruiscono poemi, si costruiscono enciclopedie. Ecco, comunicare l'ABC significa mettere il bambino in grado di costruirsi poi tutto il romanzo della propria relazione con Dio. E lo sviluppo però avviene, questo ABC, questa essenza del messaggio può veramente svilupparsi se questo annuncio è stato di realtà profonde, di realtà grandi, se in questo annuncio abbiamo messo veramente il centro del mistero della nostra fede. Se questo annuncio ha messo il bambino in contatto con quelle realtà del mistero della persona di Dio, del mistero del regno di Dio, che è talmente grande che potrà poi crescere a misura in cui il bambino lo farà crescere. Lo sviluppo è di ogni bambino. Non, noi annunciamo questa essenzialità e il bambino comincia da questa essenzialità a portare avanti la propria esperienza. La propria esperienza. E qui già la volta scorsa vi avevo detto che avrei toccato questo aspetto. Questo aspetto è un altro aspetto per noi fondamentale. Ognuno di noi ha delle esperienze, ognuno di noi fa esperienze e l'esperienza è ciò che in fondo è quello che più è proprio, è personale. La mia esperienza anche di una stessa realtà è diversa da quella che ha fatto mia sorella insieme con me. Abbiamo visto tutte e due per la prima volta il mare. Quello che ha suscitato a me non lo ha suscitato a lei. Ognuno di noi fa esperienze che sono comuni con altre persone, però quello che quell'esperienza provoca in ciascuno di noi è qualcosa di assolutamente unico. Allora, ogni bambino ha le proprie esperienze e queste esperienze sono sue. Queste esperienze il catechista non deve, quasi direi non deve toccarle, non deve ricercarle, non deve basarsi su queste esperienze per fare l'annuncio.
L'abbiamo detto, il catechista deve conoscere profondamente, bene, il più possibile, quali sono le esigenze di ogni età, le esigenze vitali di ogni età. E quelle sono uguali per tutti. Ad ogni età corrispondono quelle esigenze vitali. Ma una cosa è basarsi sulle esigenze e quindi cercare nel grande mistero di Dio, quegli aspetti che più corrispondono a quelle esigenze, altra cosa è invece fondare la nostra catechesi sulle esperienze. E questo è quello che purtroppo, a nostro parere, si fa, partire dalle esperienze dei bambini per poggiare su di esse l'annuncio. E allora qui io voglio dirvi come darvi alcuni esempi di quanto i bambini sono capaci, una volta trovata la risposta alla loro esigenza profonda, spirituale, come sono capaci di personalizzarla, di tradurla nella loro personale esperienza. Scusate, forse impicciando un po' il discorso, ma adesso spero che possa diventare più chiaro. Abbiamo visto in tutti gli anni del nostro lavoro la centralità della parabola del buon pastore, una centralità che i bambini stessi ci hanno mostrato, ritornando più volte su questa parabola, lavorandoci, ecco come lavorano, disegnandola. Disegnandola e nei loro disegni, un punto di questa parabola è risultato per il bambino, tutti i bambini si fermano su questo aspetto, le chiama per nome, le chiama per nome. Questo è il disegno di un bambino di 5 anni che ha disegnato un pastore e ha messo il nome a tutte le pecorelle. Chiama per nome. Ecco proprio la relazione personale. Noi diamo questo annuncio ai bambini in maniera oggettiva, oggettiva, cioè leggiamo la parabola, non aggiungiamo nulla. Questa parabola che è essenziale, è fondamentale, è la parabola cristologica per eccellenza, potremmo dire. Come la personalizza il bambino? Come la fa propria? Noi non diciamo, quando leggiamo questa parabola ai bambini, che le pecorelle di cui si parla, che quelle pecore che il pastore conduce, chiama per nome, siamo noi, sono persone. Il bambino piccolo fatica abbastanza a capire qual è la vera identità di quelle pecore, ma a un certo momento la scopre, e la scopre da solo, non gliela diciamo noi. Non siamo noi che glielo riveliamo, quella è la scoperta propria e personale dei bambini. E a volte questa scoperta normalmente avviene con parecchio tempo, ci mettono parecchio a capire che quelle pecore non sono le pecore che stanno nel prato. Altre volte può capitare che lo scoprono subito. E spesso questa scoperta immediata avviene proprio in situazioni di bambini particolarmente in difficoltà. E allora voglio leggere due episodi che Sofia Cavalletti riporta nel suo libro Il potenziale religioso del bambino. Due episodi che ci aiutano a capire quello che stavo dicendo quando ho detto catechista non si appoggia sulle esperienze dei bambini, risponde con un annuncio particolare alla loro esigenza. Il bambino piccolo ha capacità di amore infinita e quindi accoglie in maniera globale l'amore che il pastore manifesta per le sue pecore e risponde a questo amore. È un episodio, lo leggo proprio così come lo scrive Cavalletti.
La sensibilità di bambini malati o handicappati di fronte alla parabola del buon pastore è particolare. Maria ha 2 anni e 10 mesi ed è ricoverata all'ospedale pediatrico del Bambin Gesù, reparto tumori. Proviene dal sud d'Italia e i suoi genitori sono lontani. Impossibile descrivere la tristezza del suo viso e l'impossibilità di stabilire un rapporto con lei. Sta sempre per conto suo, dicono gli altri bambini. Certe volte piange, piange, ma non dice niente. Una catechista va all'ospedale. Questa catechista era una catechista che veniva dal Canada per fare il corso di formazione e aveva cominciato a parlare italiano, parlava italiano, insomma, non proprio benissimo, però voleva fare qualche esperienza di catechesi e quindi aveva saputo di questa situazione così veramente tragica di questa bambina e quindi pensò di andare all'ospedale Bambin Gesù e portare il materiale del Buon Pastore e presentarlo al gruppo dei bambini. Una catechista va all'ospedale proprio per annunciare a Maria l'amore del Buon Pastore. Ma i suoi tentativi per stabilire un contatto con la bambina sembrano risultare tutti vani. E mentre lei presenta la parabola e il materiale a un gruppetto di bambini raccolti intorno al letto di Maria, la piccola sembra lontanissima, se non addirittura addormentata. Il materiale è quello che vedete nella foto, eh? È una sagoma di pastore e sagoma di qualche pecorella. Niente di più. Tuttavia, man mano che la catechista legge il testo della parabola, il respiro di Maria diventa più calmo. E quando a lettura finita la catechista si alza lentamente, Maria si mette bruscamente in piedi, si butta nelle sue braccia e la bacia. Gettata via la bambola, fa spazio sul letto, indicando chiaramente che attende una nuova presentazione del materiale. La presentazione si fa leggendo dal Vangelo la parabola e muovendo semplicemente la statuina, la sagoma del pastore fuori del recinto, chiama per nome le sue pecore, le conduce fuori, le pecore ascoltano e quindi le pecore una per una escono fuori dal recinto e si mettono dietro al pastore. Tutto qua. Questo è il movimento e la presentazione della parabola. Rifare quello che il testo dice. Indica chiaramente che attende una nuova presentazione del materiale. Prende lei stessa il libro del Vangelo e comincia a dire tante cose che purtroppo la catechista straniera non può capire. Ma la comunicazione si è ormai stabilita. Maria vuole essere presa in braccio, portata in giro per la stanza, imboccata quando arriva la cena. Rifiuta di essere presa da chiunque non sia la catechista e la lascia andare solo dopo la promessa di tornare l'indomani. L'infermiera di notte era una infermiera che non era stata, non aveva assistito a quell'incontro, non sapeva nulla di quello che era avvenuto. L'infermiera di notte l'ha sentita canticchiare tutta sola, mi conosce per nome. Ecco, Maria aveva immediatamente capito, evidentemente, che quelle pecore siamo noi, quella pecora poteva essere lei. E della parabola aveva colto questo elemento, l'unico, che si è messa a canticchiare durante la notte, mi conosce per nome. E leggo un altro episodio. Questo è messicano e Alfonsito è un bambino messicano di 12 anni, fortemente handicappato. Ha ricevuto in famiglia molte cure fisiche, ma evidentemente poca attenzione. Capita per caso in casa di una sua zia, che era una catechista, e trova chiusa la scatola con il materiale della parabola del buon pastore. Vuole aprirla, è una scatola chiusa, quindi la vuole aprire.
poggia la mano sulla scatola e a questa sua richiesta la zia gli racconta brevemente, per non più di 10 minuti, la parabola e gli mostra il materiale. Alfonsito se ne impossessa. E lui che ha tanta difficoltà a coordinare i movimenti, un bambino con difficoltà motorie enormi, non poteva mangiare da solo, non aveva il dominio né delle sue braccia né delle sue gambe, soprattutto delle sue gambe, e del linguaggio, quindi un bambino con handicap un po' tutto il suo corpo. E lui che ha tanta difficoltà a coordinare i movimenti prende con cura una pecorella dopo l'altra, l'accarezza e le dice: non aver paura, non ti manca niente. Lo sforzo per pronunciare le parole è grande, perché il bambino ha enormi difficoltà di linguaggio. La concentrazione, per lui sempre di brevissima durata, dura questa volta 2 ore, con un'unica interruzione quando l'infermiera è venuta per fargli fare degli esercizi. Allora Alfonsito si è ribellato con una violenza incredibile, come possono averla questi bambini, un bambino di 12 anni, con questa forza che hanno quando si sentono contraddetti nelle loro esigenze, con una forza incredibile. Ottenendo così di non essere disturbato, cioè non poter fare quel giorno gli esercizi. Poi va a casa in uno stato di tranquillità del tutto inconsueto in lui, per il quale tutto in genere diventa un problema. Ma, dirà la madre, ripeteva delle parole strane: non aver paura, non ti manca niente. Dopo 2 giorni, il ragazzo torna dalla zia. Di nuovo trova la scatola del materiale della parabola, vi mette sopra la mano e la zia questa volta racconta la parabola della pecorella che si era smarrita. La prima volta, 10 minuti, aveva raccontato la parabola di Giovanni 10. Conduce fuori, le chiama per nome. Adesso racconta la parabola di Luca 15. Ed è la pecorella che si era smarrita ed era stata ricercata con amore e ritrovata. Dopo non più di 5 minuti, Alfonsito fa capire alla zia che quello che ha detto è sufficiente. Si rimette a lavorare con il materiale accarezzando le pecorelle, ma questa volta dice: non ho paura, non mi manca niente. Ecco, la prima volta, 2 giorni prima, diceva: non aver paura, non ti manca niente. Adesso dice: non ho paura, non mi manca niente. Poi, quasi con pena all'inizio per la grande difficoltà che ha di parlare, qualcosa di simile a un grido esce dalla sua bocca, con un tono sempre crescente. Es para mí solo, para mí solo, para mí solo, è solo per me. Alfonsito ha trovato finalmente un amore che è per lui solo, e questo gli cambia la vita. Non abbandonerà più il materiale della parabola, lo conserva nell'armadietto dei suoi tesori, lo tira fuori e lo porta con sé in occasioni particolarmente liete. Da quel giorno lo si sentirà di tanto in tanto cantare e riuscirà, pur quasi senza parole, a comunicare al fratellino più piccolo il suo grande segreto. Alfonsito annuncia al fratellino più piccolo la parabola del buon pastore. E gliela mostra. Questo fatto, scrive Cavalletti, sembra confermare quanto detto sopra, sulla indipendenza dell'esperienza dell'amore di Dio riguardo all'esperienza dell'amore umano. Ecco, non c'era bisogno per presentare l'amore di Dio parlare dell'amore umano. Maria nell'ospedale era sola, abbandonata. Alfonsito, il bambino molto curato materialmente, ma abbandonato a se stesso. Non è necessario che i bambini facciano l'esperienza di un amore umano per poter accogliere l'amore di Dio. Alfonsito è un ragazzo assai poco accettato dalla sua famiglia, né fino al giorno in cui ha conosciuto il buon pastore, questo è interessante, esisteva nessun particolare rapporto con la zia.
che aveva visto solo anni prima, e poi quel giorno in cui era andato a trovarla. Era la prima volta dopo anni che si vedevano. Dopo quel giorno, un legame particolare è nato tra loro. Ecco, questo bambino, con tutti gli handicap possibili, l'annuncio della parabola oggettivo, essenziale, permette ai bambini di personalizzarlo, di trasferirlo nella propria esperienza di vita. Sono loro che fanno questa operazione. E allora qui voglio presentarvi un lavoro di disegni fatto da un bambino di 5 anni, Leopoldo. Questo bambino era il secondo anno che veniva all'atrio e un bambino molto proprio normale, un bambino come tutti gli altri, niente di particolare, tranquillo. Veniva, lavorava, stava. Però un giorno è arrivato all'atrio molto, molto nervoso, quasi piangendo, non voleva entrare. E la mamma l'ha fatto entrare per forza, e un po' sgridandolo. E insomma, si vede che era successo qualche cosa che però non, la catechista non era riuscita a capire che cosa era successo. Il bambino era estremamente nervoso. Si è fermato sulla porta della stanza, dell'atrio, e non c'era verso che entrasse. E allora la catechista l'ha lasciato lì sulla porta. Poi ha riunito il gruppetto dei bambini e ha presentato la parabola della pecorella perduta e ritrovata. I bambini già conoscevano la parabola del buon pastore e questa volta la catechista aveva presentato Luca 15. La pecorella se si perde, il pastore la va a cercare. Evidentemente con bambini di 4-5 anni quel perdersi della pecorella è un perdersi. Non è qualificato in nessun modo. Sappiamo che quella parabola nel Vangelo di Luca è indicativa di come Dio si relaziona con i peccatori. C'è più festa per un peccatore che si pente che per 99. Ma per bambini di 4-5 anni non è quello il tema di cui si può possono comprendere, e quindi la parabola è una parabola che annuncia comunque che il pastore, quando una pecora si perde, e se si perde perché forse non è riuscita ad ascoltarlo, perché non l'ha più seguito, si è trovata in un altro punto, il pastore la va a cercare. Penso che tutti noi sappiamo, o perché l'abbiamo vissuto qualche volta, o comunque quante volte i bambini si perdono? Si perdono e l'esperienza di perdersi è un'esperienza traumatica, tragica. Si sentono soli, magari si sono semplicemente una volta un bambino disse: quando io mi perdo al supermercato, mamma mi sgrida, il pastore invece mi viene a cercare. Ecco, l'esperienza del perdersi, mamma mi sgrida, il pastore mi viene a cercare. Questa parabola è una parabola che fa tornare il bambino su quel rapporto pastore-pecorella e lo aiuta anche a comprendere chi saranno queste pecorelle che si perdono e che il pastore però ama talmente che se ne accorge la sera che la pecora manca, ce ne ha tante, però lui, il pastore pensa alla pecora, non pensa alla sua stanchezza e la va a cercare. Quando l'ha trovata, se la mette sulle spalle. Allora, la catechista annunciava, aveva letto questa parabola, l'aveva presentato con quello stesso materiale, soltanto mettendo una pecora molto fuori del recinto e mostrando che il pastore cammina parecchio per poterla prendere e poi la riporta nell'ovile. E Leopoldo sulla porta sentiva, ma non si staccava dalla porta. Va bene, finisce la presentazione, i bambini si mettono tutti a lavorare, ognuno prende il lavoro che vuole. Leopoldo entra nell'atrio, entra e prende in mano la sagoma del pastore. La prende in mano e
e gira per la stanza, fa un giro nella stanza. Poi prende un foglio, si siede a un tavolino con una matita e fa questo disegno che voi vedete, quasi uno scarabocchio, eh? Però. Poi chiama la catechista. La catechista si avvicina e gli dice: mi scrivi? La catechista dice: che cosa ti devo scrivere? Scrivi il pastore che cerca la pecora. E la catechista scrive: il pastore che cerca la pecora. Leopoldo posa il foglio, riprende in mano la sagoma del pastore, rifà il giro della stanza tenendolo in mano, prende un altro foglio, rifà lo scarabocchio, richiama la catechista e gli dice: mi scrivi? Cosa vuoi che scrivo? Il pastore in cerca della pecora. E la catechista scrive: il pastore in cerca della pecora. Leopoldo riprende in mano la sagoma, fa il giro della stanza, prende un altro foglio, rifà il disegno, richiama la catechista e gli dice: mi scrivi? Cosa vuoi che ti scrivo? Il pastore che cerca ancora la pecora. E scrive: il pastore cerca ancora la pecora. Riprende in mano la sagoma del pastore. Rifà il giro della stanza, riprende un altro foglio e la stessa domanda: mi scrivi? E questa volta scrive: sempre cerca la pecora. Quinta volta, stessa cosa. Pastore gira, prende un altro foglio e a questo punto Leopoldo chiede alla catechista di scrivere: il pastore che sta per trovare la pecora. Quindi prende di nuovo il pastore. Scusate. Ecco. Non ci riesco a scendere più giù. Eccolo qua. E sesto foglio, il pastore con la pecora ritrovata. A questo punto Leopoldo posa la statuina, la sagoma nella scatola, prende la sua cartellina e si mette a lavorare tranquillo facendo un altro lavoro. Direi quasi che non c'è da commentare nulla in questo lavoro. Evidentemente Leopoldo aveva ascoltato nel suo angolo accanto alla porta, la parabola. E facendo tutto quello che ha fatto, quel movimento, quella presa del pastore, è chiaro che si è identificato con la pecora, ha vissuto quella ricerca, che è la ricerca del pastore, dell'attesa di lui, del pastore. Ed è stato capace, e questo è quello che forse mi colpisce di più, è stato capace di individuare il momento in cui il pastore sta per cercare la pecora, sta per trovare la pecora. Prima, ecco, il quinto disegno, il pastore che sta per trovarla. Questa è tutta. Ecco, ripeto, non vorrei sciupare di più questa esperienza del bambino. Ha applicato alla sua propria esperienza, poi il bambino si era trovato a disagio, si era messo a piangere, c'era stato un conflitto, poi abbiamo saputo dalla mamma, c'era stato tutto un problema con le merende, insomma, niente di particolare, però era stato uno scontro piuttosto forte. E quindi si è trovato in un momento di grande disagio, di grande sofferenza, e questo annuncio personalizzato, cioè l'ha attualizzato nella sua propria persona, lo ha
pacificato e si è messo a lavorare tranquillo. Quando è tornato a casa, poi la mamma il giorno dopo ha telefonato alla catechista dicendo: "Ma che cosa è successo a Leopoldo che è tornato tutto tranquillo? Che cosa era successo?" La catechista, ecco qui sì, voglio spendere un po' di parole. Vi sarete resi conto che la catechista è stata eccezionale. La catechista è stata veramente eccezionale. Il suo intervento è stato esclusivamente rispondere a quello che il bambino gli ha chiesto. Non ha fatto nessuna domanda. Probabilmente, forse alcuni di voi sarà venuto in mente, ma appena dopo la seconda volta, ma che cosa stai facendo? Ma perché vuoi scrivere questo? Ma che cos'è? Che cosa ti è successo? Ecco, il catechista non entra nell'esperienza del bambino. La riceve come un dono, perché questo per noi è un dono grandissimo avere questi 6 foglietti con questa scoperta che Leopoldo ha fatto, che quell'amore, quella ricerca è per lui. Lui è oggetto di quella ricerca. Ecco, la catechista non ha chiesto nulla, né prima, né durante, né dopo. E anche, voglio dirvi, l'atrio. C'erano gli altri bambini che lavoravano, ognuno lavorava per conto proprio, ognuno faceva il suo lavoro. Leopoldo ha potuto fare questo indisturbato. Certo, normalmente non si fa così nell'atrio, non si prende un personaggio di una parabola in maniera così, si prende tutta la scatola, si posa sul tavolo, si lavora bene. Non era il caso in quel momento con un bambino che si era mostrato così sofferente di dirgli: "No, guarda, se vuoi lavorare col materiale, lo devi prendere e portartelo sul tuo tavolo." Ma era chiaro che quel prendere la sagoma non era un gioco, non era qualche cosa di voler fare qualcosa di strano. Era rispondere a una sua fortissima esigenza. E quindi la catechista l'ha rispettato. E gli altri bambini non si sono per niente scomposti. Leopoldo girava, prendeva il foglio, scriveva, chiamava, faceva. Ecco, l'importanza delle esperienze che sono la cosa forse più profonda che noi abbiamo. E come la parola di Dio entra in dialogo con le nostre esperienze, ma è un dialogo assolutamente personale, non lo possiamo. La catechista poteva forse pensare, Leopoldo è venuto così arrabbiato, così disturbato, potrei dirgli: "Ma guarda, presento questa parabola, il buon pastore ti vuole bene", cioè adattare la parabola alla situazione che poteva immaginare. Ma per quanto era possibile immaginarla, nessuno di noi poteva sapere che cosa c'era dentro Leopoldo in quel momento. Ma Leopoldo lo sapeva. E Leopoldo ha trovato in quella parabola, in quel modo di entrarci dentro, la risposta che lo ha consolato, calmato, tranquillizzato. Questa parabola del buon pastore è quella, già mi pare che l'avevo detto la volta scorsa, è quella parabola che annuncia questo amore indefettibile di Dio, questo amore che non si ferma di fronte a nessun ostacolo, che va in cerca anche tutta la giornata, finché non la trova. Quel finché, ecco, non si stanca. Ecco, questo amore e questa scoperta che oggetto di quest'amore siamo ciascuno di noi, è quello che proprio perché annunciato nella primissima infanzia, quando l'essere umano costruisce la sua persona
e costruisce la sua persona nel fondamento della sua persona, ecco, quelle fondamenta, dicevamo la volta scorsa, parlavamo dei piani di sviluppo. Ecco, questo annuncio dell'amore del pastore si mette proprio le fondamenta della costruzione. Quindi aiuta a formarsi di quella fiducia di base, così viene chiamata, che permette poi all'essere umano di svilupparsi in armonia, di svilupparsi in sintonia con l'ambiente, con la storia, con il mondo. E da quella partenza, da quell'annuncio iniziale, poi questa realtà cresce, si intreccia con altri annunci e io voglio adesso mostrarvi un disegno di un altro bambino di 8 anni. Bambino di 8 anni, è un bambino che certamente ha già fatto la prima comunione. Se uno è catechista del Buon Pastore può capirlo subito perché ha disegnato la vite. Non è proprio un bel disegno di vite, è un albero, però ci stanno grappoli di uve, quindi quell'albero vuole rappresentare la vera vite. Perché così come la parabola del buon pastore è centrale nella prima tappa di età, diciamo bambini dai 3 ai 6 anni, la parabola del buon pastore è una parabola centrale, così nella seconda parte, nella seconda fase, dai 6-8 anni, soprattutto intorno nel contesto della prima comunione, la parabola centrale, che sempre non siamo stati noi, non sono stata Sofia o Gianna che hanno deciso che questa doveva essere la parabola centrale, ma i bambini hanno indicato questa parabola come fondamentale per entrare più addentro nel mistero dell'Eucaristia e della comunione con Dio, è la parabola della vera vite. Allora, questo bambino ha disegnato, ripeto, sembra tutto meno che una vite, però non importa, ha disegnato la vera vite. E accanto alla vera vite ha messo il vignaiolo. E il vignaiolo che cosa dice alla vite e ai tralci? Guardate, è veramente una cosa particolare. Ti accudirò per sempre. Accudirò è un verbo, insomma, è un'espressione un po' particolare, no? Di solito. Quando la usiamo, quando la sentiamo qualche volta questa espressione, quando può averla sentita un bambino? Proprio forse i bambini più piccoli, no? Ti accudisce, la tata ti accudisce, la mamma ti accudisce quando sei piccolo, è un verbo un po' che indica una cura quasi appunto, una cura particolare, una cura che si ha per i piccoli. E qui questo bambino di 8 anni ha disegnato il vignaiolo, il padre mio è il vignaiolo che assicura la vite con i suoi tralci, vedete tutti i suoi tralci, l'assicura dicendo ti accudirò per sempre. Nella parabola della vera vite non c'è questa espressione, si dice semplicemente il padre mio è il vignaiolo. E questo padre che si rallegra, è glorificato quando la vite dà i frutti. Allora, quasi un intreccio tra buon pastore che ama fino in fondo, ama per sempre, e la vite. Questa fiducia certa, sicura, che l'amore del pastore, l'amore del vignaiolo, è qualcosa che non verrà mai meno. E quella relazione che il bambino vive con il pastore, con Gesù, quella relazione che vive con il pastore, ma che è la relazione con Gesù, che è inizio e scoperta di una relazione personale con Gesù, ha portato un altro bambino, questo già di 9 anni, il quale era uno dei primi giorni che tornava alla catechesi, aveva vissuto l'anno prima, aveva il sacramento della confessione, il sacramento della comunione, e
stava così cercando un po' che lavoro fare, erano i primi incontri a ottobre, e ha deciso che voleva disegnare i sacramenti che aveva già vissuto. E infatti scrive sul foglio i sacramenti, è un foglio grande. E ha iniziato a disegnare al centro del foglio. Al centro del foglio ha disegnato un sacerdote e lui, Daniele si chiama questo bambino, e il sacerdote che gli dice il corpo di Cristo e Daniele che risponde Amen. Diciamo, un disegno assolutamente descrittivo, niente di particolare. Ha descritto il momento della sua comunione. Poi ha voluto disegnare il sacramento della riconciliazione. E allora ha disegnato lui in ginocchio, il sacerdote, e il sacerdote che impone le mani, perché il sacramento della riconciliazione ha questo di particolare. Non è il sacramento del perdono, i bambini sanno perfettamente che il perdono Dio ce lo dà in qualunque momento glielo chiediamo, non c'è bisogno di nulla per ricevere il perdono di Dio, ma nel sacramento della riconciliazione noi riceviamo certo il suo perdono, ma riceviamo soprattutto lo Spirito Santo che ci dà forza, che ci permette, ci ricrea. Ci ridà quella capacità di vivere in modo tale da amare di più se non ho amato abbastanza, di essere più veritiero se sono stato, se ho detto bugie, di amare, di essere più generoso se sono stato più egoista. Ecco, lo Spirito Santo trasforma quelle mie incapacità. Incapacità. È una nuova creazione il sacramento. Quindi ai bambini presentiamo proprio il sacramento della riconciliazione, non tanto, direi proprio non come il sacramento del perdono, perché altrimenti sarebbe parole al vento quando noi a messa o in qualunque altro momento diciamo Signore pietà, e il sacerdote dice il Signore abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, e allora se li perdona, li perdona, non è che c'è poi bisogno di un altro momento, c'è bisogno dell'altro momento perché la confessione, la riconciliazione è un momento di creazione, lo Spirito Santo. E allora ecco che Daniele infatti ha disegnato il sacerdote che dice Daniele, io ti faccio scendere lo Spirito Santo, è scritto in giallo, il colore della luce, che ti darà forza. Ecco, lo Spirito Santo ti darà forza. Due disegni, ripeto, abbastanza descrittivi. Poi però si è ricordato che lui aveva ricevuto anche il battesimo. E allora qui guardate come disegna il battesimo. Il battesimo non è più descrittivo. Quando Daniele ha disegnato il battesimo, ha disegnato la sua candela, c'è scritto Daniele in quel cero più piccolo, e poi ha disegnato il cero pasquale, candela grande. Il cero pasquale parla e che cosa dice? Caro mio tralcio, ti do la mia luce. Caro mio tralcio, ho detto che in questa età è la parabola della vera vite, quella che diventa più centrale nella nostra catechesi e nelle esperienze nella vita dei bambini. Una parabola dove è ben evidenziata la partecipazione alla stessa vita di Gesù risorto, la stessa vita che passa in tutti i tralci. Ed è interessante quando abbiamo un piccolo modello di vera vite, un tralcio vero, con attaccati un po' in plastica dei grappoletti di uva. E quando diciamo, ci chiediamo con i bambini, leggendo la parabola Vangelo di Giovanni, capitolo 15, dove sta Gesù in questa immagine? È strano, quando io faccio questa domanda nei corsi ai catechisti, quasi sempre gli adulti indicano il tronco o indicano la radice. I bambini che
di solito ascoltano questa parabola per la prima volta e quindi stanno molto attenti. Gesù dice: io sono la vera vite. E allora fanno il segno: Gesù è tutta la vite, non è il tronco, non sono le radici, è tutta la vite, con tutti i tralci. E quindi è tutta la pianta che cresce ogni volta che nasce un tralcio nuovo. Gesù cresce. Allora ecco, questa parabola che è centrale in questa età, perché poi i tralci sono tutti partecipi della stessa vita di Gesù risorto. La pianta cresce e vive perché c'ha la linfa che passa. Ecco, questa linfa che passa attraverso tutti i tralci è la vita di Gesù risorto. E qui per il battesimo, Daniele fa parlare Gesù. E Gesù che cosa gli dice? Caro mio tralcio. Quasi, non so se tutti noi ci sentiamo così amati da poter immaginare che il Signore dica a ognuno di noi: cara mia Francesca, cara mia Francesca, ti do la mia luce. Ecco, un'espressione che sta a indicare quella relazione che ormai è qualcosa di sicuro, è qualcosa che è stabile. E a questa relazione Daniele è arrivato dopo aver disegnato in maniera, direi, un pochino più distante, un po' più oggettivamente, la prima comunione, la confessione. E poi è entrato dentro, si vede, e ci è entrato più dentro a questa sua partecipazione con i sacramenti alla vita di Gesù e quando ha disegnato per ultimo il battesimo, perché l'ha disegnato per ultimo, non è iniziato dal battesimo. Per ultimo ha disegnato il battesimo. E a quel punto ci saremmo aspettati che disegnasse un bambino in braccio a una mamma e il sacerdote che gli dice: io ti battezzo. E invece no, è Gesù che parla e che gli dice: caro mio tralcio, ti do la mia luce. Ecco, quindi questi disegni che ci aiutano, prima dicevamo come lavorano i bambini, lavorano con il materiale, lavorano con i disegni e attraverso questi disegni manifestano la loro meditazione, la loro riflessione. La personalizzazione che fanno degli annunci che noi annunciamo. Una volta un bambino mi avevano chiesto come il sacerdote che battezza dice: io ti battezzo, ma cosa significa io ti battezzo? E allora un bambino ha risposto così: io ti ramifico. Non esiste il verbo ramificare. Siamo abituati con Papa Francesco a trovare espressioni e parole nuove che inventa. Ecco, questo bambino ha detto: io ti ramifico. Evidentemente, se uno non conosce, non sa che importanza che ha la parabola della vera vite, a un certo momento nel percorso della nostra catechesi rimane un po' che cosa vuol dire. Noi sappiamo che cosa significa la parabola della vera vite, appunto in questo percorso di formazione. Io ti ramifico, ti rendo mio tralcio. Cosa significa io ti battezzo? Diventi partecipe di me. E il bambino ha detto: io ti ramifico. Poi ogni tanto i genitori vengono e dicono: senti, ma il bambino ha detto così, ma che vuol dire? E allora è una bella occasione per presentare ai genitori la parabola della vera vite e scoprono questa straordinaria parabola della vera vite dove per 10 volte in 10 versetti c'è il verbo rimanere. E quando la presentiamo ai bambini, la presentiamo proprio semplicemente così. Gesù una volta ha voluto parlarci di lui, dicendo
dando un'altra immagine, noi già lo conosciamo come pastore, però un'altra volta ha detto che lui è una pianta della vite. E questa volta dice anche, ci dice lui chi siamo noi, chi è il padre, ma in questa parabola c'è un verbo, a volte adesso mi sono abituata che non dico più un verbo, perché i bambini a 7-8 anni forse verbo non capiscono che cos'è. E allora dico, c'è una parola che ritorna tante volte. Allora io adesso leggo questa parabola, l'ascoltiamo e vediamo se ascoltandola troviamo qual è questo verbo che si ripete, questa parola che si ripete. Allora leggo lentamente la parabola, dopodiché con i bambini cerchiamo, l'abbiamo trovata questa parola. E qualche bambino dice, sì, la parola frutto. Dico, sì, compare spesso, però c'è una parola che compare più volte, la rileggo un'altra volta. I bambini dicono, sì, rileggila. E allora la riascoltano per cercare qual è. La parola è rimanere. Rimanere. Che Gesù dice che noi siamo i tracci, ce lo dice lui, non lo dobbiamo scoprire. Però ci dice rimanete. I bambini stanno seduti e io posso dire, ma io potrei dirvi rimanete in piedi adesso? Non posso dirvelo, posso dirvi soltanto rimanete seduti perché voi già state seduti. Allora se Gesù ci dice rimanete in me. Che vorrà dire? Dobbiamo noi diventare tralci o ci troviamo già a esserlo? Il verbo rimanere significa che noi ci troviamo già. E lui ce lo ripete 10 volte. Ecco, e allora ecco questa parabola che entra nella loro esperienza, nella loro conoscenza, diventa un altro testo fondamentale e quando quel bambino ha voluto spiegare cosa significa io ti battezzo, ho detto Gesù ci dice io ti ramifico. C'è un altro disegno che mi piace e con questo concludo. Dicevo che i bambini sono anche loro oggettivi nella catechesi, non fanno attenzione, sono concentrati all'essenziale. Questo è un bambino che ha fatto un disegno della sua prima comunione e ha disegnata così: la tavola con la croce, con la patena, il calice e candele. Poi ha messo il suo disegno con la veste candida e il fumetto che dice che bello, faccio la prima comunione. Poi in un angolo ha detto Gesù, sei come se fossi mio cugino. Ecco, di nuovo l'esperienza. Noi potremmo essere tentati di dire Gesù ci ama come ci ama la mamma, come ci ama il papà, per carità, non lo dobbiamo mai dire, perché l'amore di Gesù è tutta un'altra cosa. Può arrivare anche lì dove non c'è nessun amore di mamma, di papà e di nessuno. Però ognuno di noi poi lo riflette questo amore, lo ritrova in qualche esperienza e cambiano queste esperienze. In quel giorno questo bambino che ha fatto la prima comunione ha trovato Gesù, sei come se fossi mio cugino. Chissà quel giorno il cugino che cosa gli rappresentava. Poi scrive in un angolo, il sacerdote che ricorda l'ultima cena. E sotto, sacerdote che benedice il corpo e il sangue di Gesù. Ma il sacerdote non è disegnato. Dice, il bambino sa perfettamente che cosa ha fatto il sacerdote. Ricorda l'ultima cena, benedice il corpo e il sangue di Gesù, ma il sacerdote non è disegnato. E in fondo sei tanto caro, Gesù. Ecco, sei come se fossi mio cugino, sei tanto caro, c'è la tavola. Il sacerdote che non c'è, ma che fa e che dice. L'essenzialità e l'oggettività. Con questo, penso che possiamo terminare. Sono già più di 1 ora e mezzo.
Vi chiedo veramente se ci sono domande. Io ho visto qualche chat, ma non sono stata in Sì. grado di leggerla e quindi chiedo veramente, Andrea, se è possibile raccoglierle in modo che me le mandi e così possiamo. Sì, assolutamente. Se già qualche domanda le copio e poi te le mando. Benissimo. Allora, per ora buon Carnevale e poi buona Quaresima, ci vedremo fra Sì. 2 settimane. E grazie sempre Grazie a te, perché. Francesco. Ecco, bene. Buona serata a tutti. Grazie, buona serata a tutti.